Benvenuti a un nuovo appuntamento con la trasmissione Rivoluzione Verde dedicata a tutto ciò che sta cambiando attorno a noi in ambito ambientale, energetico, tutto ciò che di nuovo sta entrando nella nostra vita. Con noi c'è come sempre Dario Faccini, ingegnere esperto di energia, ben trovato. Grazie Claudia. E come sempre, andremo ad analizzare quelle che sono tutte le novità e cercando di eh, capirle eh, perché poi saranno eh, parte della nostra vita. Oggi, in particolare, affronteremo il tema dell'auto elettrica perché? perché molto spesso, quando ci si appresta a fare una scelta, ci sono tante domande, tanti interrogativi che eh, ci coinvolgono e non sempre si trova risposta a tutte queste domande perché magari non ci sono sui manuali o magari perché si scoprono solo più avanti. Invece, sarebbe utile saperlo anche in anticipo. Sì, eh, quello che io ho notato è che mentre qualche anno fa l'auto elettrica veniva comprata da persone molto appassionate, quindi essendo molto appassionate si informavano e quindi andavano dal concessionario e avevano una conoscenza più approfondita del, diciamo, del, del venditore e di quello che gli poteva proporre. Adesso invece si è un po' ribaltato l'auto elettrica, cominciano ad esserci dei numeri interessanti, ne vediamo sempre più spesso nelle nostre città e gli acquirenti sono persone che passano da un'auto tradizionale e vogliono capire meglio quali sono le differenze e spesso a volte non trovano subito eh, nel venditore o comunque anche negli amici che ce l'hanno già tutte quelle conoscenze che sarebbe necessario avere prima. Ce n'è una su tutte che potrebbe essere fondamentale che in realtà non viene spiegata, illustrata? È la batteria. L'auto elettrica è una batteria attorno a cui viene costruita l'auto e sappiamo che le batterie, ad esempio quelle dei nostri cellulari, non sono infinite e quindi c'è tutta una serie di strategie, di trucchi per aumentarne la vita che vedo, vedo quando vado a ricaricare che insomma non tutti ancora sanno. Possiamo dire in realtà che i cellulari hanno la batteria che pian piano perde potenza, nel senso che dopo qualche anno comincia a non tenere più, è la stessa cosa? Sì, è la stessa cosa, solo che nel caso dell'auto c'è un um, deterioramento di grado inferiore perché i numeri, il numero di volte che viene caricata e scaricata è inferiore. E poi c'è una gestione molto più attenta che dovrebbe evitare questo. Però sta anche a noi, sta anche al conducente sapere come usarla. Quindi ci sono dei trucchi, di, chiamiamoli così, anche per l'utilizzo e per la ricarica. Ad esempio, ci sono differenze per quanto riguarda le stagioni, il caldo e il freddo? Eh sì, la batteria, ad esempio, si. Comporta molto meglio col caldo anche se temperature troppo elevate possono danneggiarla, quindi in certe auto c'è un sistema di protezione proprio, proprio viene raffreddata la batteria. Eh, ma soprattutto si comporta male con le basse temperature quando ci avviciniamo agli zero gradi, quindi quando comincia più o meno a gelare l'acqua, ecco lì la batteria comincia a comportarsi meno bene. Il che non vuol dire che eh, non sia utilizzabile d'inverno, semplicemente bisogna sapere che ci sono alcune accortezze che bisogna tenere. Quindi bisogna caricarla in modo diverso? Allora, quello che si fa, ad esempio, siccome la batteria d'inverno eh, dobbiamo pensare che diminuisca di capacità, perde, possiamo far finta che perda circa un 30% di autonomia, quello che si fa è che si cerca di recuperare questa autonomia eh, cercando di mantenerla calda. Quindi la cosa migliore sarebbe avere l'auto in un box chiuso, in maniera tale che durante la notte non si raffreddi troppo se la temperatura scende e quindi possiamo partire che la batteria è già calda.

E l'altra diciamo, possibilità che abbiamo è quella di ricaricarla nelle ore appena prima eh, dell'uso, quindi se noi partiamo alle 7, alle 8 del mattino, l'idea è che durante la notte, nelle ore precedenti, sia ricaricata. Ci sono tutte le app e tutte le possibilità anche con, eh, con le wallbox, quindi con i sistemi di ricarica a muro. La cosa importante è che facendo così, siccome lo sappiamo anche noi, quando ricarichiamo un cellulare, durante la fase di ricarica la batteria si scalda questo è un calore residuo che normalmente va buttato ma d'inverno questo calore residuo è utile per poter iniziare la guida con una batteria già calda e quindi con prestazioni intatte. Quindi è meglio tutto sommato avere un garage alla fine. Allora con un garage eh, l'auto elettrica soprattutto d'inverno ha una gestione più un po' facilitata. Io non ho il garage e devo dire che mi sono trovato bene lo stesso perché appunto la ricarico nelle ore appena prima dell'uso. E resta comunque vicino all'abitazione, così magari c'è un riverso. Sì, certo. Se viene parcheggiata in un, diciamo, un parcheggio aperto in una notte d'inverno terza, è chiaro che lì la temperatura può scendere molto e, e quindi avrò un calo dell'autonomia. Comunque la possibilità di mantenerla sotto carica di notte, sappiamo che è un po' una discriminante. L'auto elettrica adesso è molto comoda se ho un box auto all'aperto o al chiuso, ma più o meno di mia proprietà in cui posso ricaricare. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore passo avanti da fare, perché comunque l'auto elettrica si sta diffondendo e non tutti hanno le stesse disponibilità. Esatto, eh, diciamo che è molto comoda per chi ha il box auto, non dà nessun problema a chi la vuole ad esempio già usare come seconda auto, perché tutte le ansie d'autonomia in, in questo caso vengono eliminate, perché comunque rimane diciamo, la prima auto che può utilizzare benzina, gasolio, gas per fare le lunghe percorrenze. In generale si ab abbiamo visto che si abbina molto bene con eh, il fotovoltaico, quindi se qualcuno ha una casa di proprietà o ha la possibilità di accedere a utilizzare energia fotovoltaica in pratica può ricaricarla quando c'è il sole gratuitamente. Beh, l'ansia da autonomia c'è soprattutto quando si devono intraprendere certi viaggi e perché eh, uno si deve informare a priori di quelle che sono magari le zone dotate di colonnina di ricarica che magari non sempre sono funzionanti, quindi potrebbe diventare un po' come dire non semplice intraprendere un viaggio lungo. Sui viaggi lunghi hai ragione. Eh, C'è da dire che quando comunque compriamo un'automobile, noi il 90-95% delle volte la utilizzeremo in percorsi diversi dai viaggi lunghi, probabilmente nei percorsi quotidiani, quindi casa lavoro, eh, casa acquisti. Uno dovrebbe ragionare sull'acquisto dell'auto cercando di dimensionare la batteria che si andrà a comprare insieme all'auto proprio per eh, riuscire a, ad avere quell'autonomia nel quotidiano che sia sufficiente. Le batterie delle auto vengono vendute con l'unità di misura che è il kilowattora, Normalmente, una misura media sono 50 kWh di batteria che quindi si moltiplica per 6 per sapere poi più o meno la percorrenza. Quindi, 50 kWh sono circa 300 km di percorrenza. Ecco, questi 300 km di percorrenza bisogna ragionare sul fatto che non sono mai effettivi: nel senso che, nel, in un viaggio quotidiano, la batteria non si partirà mai con la batteria al 100% e non si tornerà mai con lo 0%, sia per una questione di diciamo di sicurezza nel senso che un po' di margine deve rimanere nella batteria per avere tranquillità, come la riserva no? nel serbatoio benzina, ma soprattutto perché le batterie, dicevamo, si usurano nel tempo, soprattutto se vengono usate caricandole completamente e scaricandole completamente. Quindi normalmente le batterie si usano dall'80 al 20%, quindi la fascia di utilizzo è quella, quindi si utilizza un 60% della capacità. Questo 60% della capacità su quei 300 km Riducene. sono 180 km. Quindi quotidianamente noi abbiamo un'autonomia di 180 km senza provocare, diciamo, nessun danno alla batteria. E questo ci permette di avere un, un raggio d'azione di 90 km. Quindi, se il nostro lavoro è a 70-80 km, noi abbiamo sempre la sicurezza di poter partire, ritornare, ricaricare la sera, quindi ricaricare anche in maniera eh, decisamente conveniente perché sappiamo che con l'auto elettrica il benzinaio più conveniente è casa nostra quindi abbiamo anche questa comodità è vero eh, la, la dimensione diciamo della batteria quindi la sua capacità è uguale per tutte le auto beh le auto di fascia diciamo ma, eh, più alte quindi le auto che offrono magari anche tutta una serie di servizi ulteriori sono un pochino più di lusso hanno di solito batterie che arrivano anche 75-100 quindi potrebbero kWh eh, quindi parliamo di una autonomia anche sui 600 km, mentre invece eh, le auto magari un pochino di fascia bassa, quindi quelle che partono tra i, attorno ai 25-30 mila euro, potrebbero avere batterie sui 35-40 kWh e quindi autonomie massime sui 200 km. Ripeto. Come dicevi tu, il viaggio lungo è quello che spaventa, però il viaggio lungo non si fa molto spesso e come dicevi basta organizzarsi, nel senso che comunque basta riuscire ad arrivare a un punto di ricarica abbastanza veloce, magari adesso vicino all'autostrada cominciano ad esserci delle ricariche che ti permettono di ricaricare in 20-30 minuti, magari intanto prendi un caffè e si va in bagno, quindi tutto sommato è un problema più che altro organizzativo. Esatto, forse è ancora quello che un po' spaventa e preoccupa. Allo stesso tempo, nel senso che non si è abituati a pensare a priori a tutte queste possibilità, perché comunque per quanto riguarda l'altro tipo di automobile i benzinai sono molto diffusi, sono capillari, per cui non c'è ancora probabilmente qua il sistema. Ma guarda, ti dirò, io vengo anche dal mondo del metano, dal gas, quindi se chi viene dal mondo del gas sa che comunque un'occhiatina dove sono i distributori del gas ci vuole, se non si vuole spendere un po' di più. Quindi, tutto sommato, chi viene dal mondo del gas ha già, è già un po' abituato a ragionare in termini di autonomia, più o meno quanti chilometri posso fare, dove trovo un distributore del gas, quindi è già orientato. Per chi viene invece, come dici tu, dal mondo un po' della benzina, del diesel, allora no, allora in effetti. Eh, può essere un, un piccolo fastidio, ma come in tutte le cose è una questione di abitudine. E poi i viaggi lunghi non si fanno tutti i giorni, almeno nella maggior parte dei casi. Sì, quello è vero, magari i viaggi lunghi si affrontano solo in determinati periodi dell'anno, e quindi lì diventa importante però sapere, conoscere, perché c'è la possibilità che poi non siano effettivi eh, nel senso funzionanti poi perché è capitato no? che se arrivi sul posto convinti di ricaricare o sono tutte occupate le colonnine oppure una non funziona quindi non si riesce, quello diventa un problema. Sì, eh, in passato sicuramente adesso c'è una diffusione delle colonnine che è stata un po' più capillare, anche aiutata un po' dal PNRR, no? quello di resilienza e ripresa. Quello che si può dire è che bisogna agire magari in maniera un po' cauta. Se si vuole comunque evitare questo. Quindi quando si pianifica si fa in modo che ci sia, magari non solo una colonnina e non solo di un tipo, ma nelle vicinanze magari ce ne sia anche un'altra. Si guida magari in maniera un po' diversa. Io ho scoperto guidando l'auto elettrica che so guidare molto più piano rispetto a prima. Sia perché l'auto elettrica ti aiuta a capire quanto stai consumando istantaneamente, che rispetto a un'auto normale non abbiamo questa possibilità, sia perché si scopre subito che rallentando un pochino leggermente il piede dall'acceleratore l'autonomia aumenta tanto, quel per 6 che ho detto, quindi 50 kWh di batteria per 6 che fa 300, eh, può diventare anche un per 10 in una stagione un po' come questa dove cominciano ad esserci delle temperature che sono più o meno primaverili, in estate io riesco a fare da 300, invece che 300 km di autonomia potrei fare anche 500. Non c'è un modo per recuperare in qualche modo energia mentre si va per non veder scendere continuamente la carica della batteria che è inesorabile? Beh, l'auto diciamo ha tutta una serie di sistemi interni che servono, che dovrebbero massimizzare la durata della batteria. Quindi in realtà tutte le auto ormai fanno questa gestione che dici tu, la fanno già in automatico e quindi quando ti danno l'autonomia dell'auto, quando viene fornita anche da, da, dai dati di targa, è già ha un'autonomia che tiene conto di questo, cioè quello che capita è magari che si diventa un pochino più maniaci nella cura estrema di questa riduzione dei consumi, eh, ad esempio guardando bene la, la pressione dei pneumatici, che sappiamo che normalmente uno non è che stia poi così attento alla pressione dei pneumatici, mentre invece la pressione dei pneumatici può aumentare anche di un 5%. 5-10% l'autonomia nel caso che invece prima non si guardasse tanto questo aspetto. E questo viene segnalato direttamente dal sistema centrale della macchina? Beh, le auto, adesso le auto, le auto di fascia magari non un pochino più alta segnalano la pressione dei pneumatici perché l'intento è quello che se il conducente li tiene sempre alla giusta pressione, in qualche modo l'autonomia è sempre al massimo. La ricarica abbiamo visto che si può effettuare tramite prese esterne che sono però più potenti. Allora, in realtà la ricarica: quasi tutte le auto hanno una ricarica che si può fare da qualsiasi tipo di presa, avendo tutti gli adattatori. Quindi si parte dalle prese domestiche, quelle che abbiamo normalmente in casa, fino ad arrivare magari a prese che sono quelle industriali, quelle tonde blu che sono, hanno due diametri, cioè quella un pochino più piccola e quella un pochino più grande, sino poi le prese adattate proprio alle colonnine, che sono prese più intelligenti, quelle perché c'è la colonnina di ricarica in strada che dia con il veicolo e quindi c'è una specie di contrattazione tra auto e veicolo mentre c'è questa ricarica. All'inizio, fino a anni fa, invece c'era un, diciamo, un mondo più vario nelle prese, soprattutto tra quelle delle colonnine. Adesso ormai ci siamo un po' standardizzati e quindi i cavi ormai sono quelli lì, le prese, le potenze sono quelle lì però devo comunque acquistarlo un cavo, nel senso io acquisto l'auto elettrica e eh, a casa non ho però la presa eh, più potente, come mi devo comportare? Allora, solitamente nell'acquisto dell'automobile elettrica c'è già una, quello che si chiama il piccolo, cari un piccolo caricatore che dovrebbe permettere proprio l'allaccio a una presa domestica. A volte nei modelli di fascia un pochino più bassa bisogna controllare che ci siano anche altri cavi, ad esempio il cavo per ricaricare le colonnine, di solito c'è, però fino a qualche anno fa mi ricordo che bisognava dare una controllatina tra i modelli per vedere se ci fosse. Alla fine sono questi due cavi. Poi gli altri sono degli adattatori a prese di tipo diverso, ma semplicemente perché magari la spina è fatta in maniera diversa. Quindi come le classiche spine? Sì, sì, sì. sì, sì. Quindi normalmente uno porta via l'auto dal, dal concessionario e arriva a casa e la, ha la possibilità già di allacciarla a una presa normale, presa a tre poli che potrebbe avere in garage o in giardino. In base alla tua esperienza, perché è da diversi anni che hai un'auto elettrica da diverso tempo, ci sono altre cose che hai scoperto strada facendo e che invece magari tu partivi dal mondo del gas e quindi eri già un po' più preparato. Però ci sono cose che effettivamente si scoprono usandola? Beh, è una cosa che si scopre è che effettivamente l'autostrada ammazza la batteria e questo a volte è un, è un, crea un disappunto fra chi si avvicina per la prima volta e magari con modelli che hanno alte prestazioni. Sappiamo che l'auto elettrica ha una maggiore accelerazione rispetto all'auto ehm, col motore endotermico. Questa maggiore accelerazione però si paga in maggiori consumi. Quindi soprattutto in autostrada, dove la velocità spesso è fino ai 130, ecco, questi 130 km/h, sia nelle fasi di accelerazione ma anche nella tenuta di velocità così, così alte, tende a drenare molto la batteria. Quindi lì eh, l'autonomia, magari un'autonomia che è data sulla carta per 300, potrebbe anche diventare 200 tranquillamente e quindi sicuramente in un viaggio lungo ci sarebbe da preferire percorsi che innanzitutto magari sono più rettilinei e quindi permettono di percorrere meno chilometri e spesso questi percorsi che permettono di percorrere meno chilometri sono anche percorsi che non vengono fatti in autostrada e quindi se si fanno su strade normali a velocità più basse c'è il doppio vantaggio, meno chilometri da percorrere, velocità più basse e alla fine l'autonomia ritorna a essere su quella dichiarata dai dati di targa dell'auto. Questo perché ancora non ci sono magari a 8 km di distanza delle colonnine? Sì, sicuramente avere delle colonnine di ricarica veloce, perché le colonnine di ricarica diciamo che in cui ci si impiegano 3-4 ore magari per ricaricare completamente un'auto ci sono. Quelle le troviamo ma in quasi in tutti i paesi. Quelle che dici tu sono quelle veloci, quindi quelle che mi permettono di ricaricare in 20-30 minuti. Ecco, queste sono spesso vic solo vicino alle autostrade, perché l'idea è un po' che il viaggio lungo lo fai percorrendo l'autostrada. Queste ce ne sono molte molto meno, però appunto se si fa molta attenzione al percorso da fare spesso si arriva a destinazione e si può tornare indietro senza necessità di dover ricaricare, quindi il problema è più che altro un problema di provare a utilizzare tutti gli strumenti e tutte le possibilità che si hanno nell'aumentare e rendere massima l'autonomia, in questo caso alla fine le necessità di ricarica al di fuori della propria abitazione. Eh, io vedo che sono molto limitate, cioè ricarico veramente poco al di fuori di casa mia. Però, se dovesse rendersi necessario, io come posso sapere a quanta distanza posso trovare delle colonnine? Viene indicato, ci sono dei navigatori. Beh, allora non c'è neanche da preoccuparsi di questo perché si indica semplicemente sul navigatore la posizione di arrivo e il sistema calcola automaticamente i punti di ricarica e potrebbe già anche prenotare le colonnine. Questo toglie un po' di ansia. Sì, questo toglie un po' di ansia. Anche che questi sono modelli un pochino più di fascia elevata e quindi non tutti ce l'hanno. Di solito col fai da te e poi comunque un controllo umano non fa mai male. Spesso l'auto prova a indovinare quale sarà il tuo stile di guida, quali saranno le condizioni di temperatura e se invece uno ha più fretta oppure quella giornata lì è più freddo, eh, potrebbe sbagliare. Sbagliare vuol dire che eh, in qualche modo il margine che ci lasciamo, sempre quel 20% all'arrivo, sempre quel 20% prima di ricaricare ancora, potrebbe ridursi. Io non ho mai avuto problemi, cioè quando proprio è andata male male sono arrivato con un 10% della batteria. Si può ancora, comunque. sì, adesso non, non è proprio così, diciamo, fiscale il dover stare tra l'80 e il 20. Su un viaggio lungo che si fa magari 10 o 20 volte all'anno, si può caricare anche il 95% e arrivare col 10, non succede niente. È indispensabile, però, un cellulare che abbia comunque le applicazioni necessarie per utilizzarlo. Allora, il cellulare è molto comodo. ...perché anche a distanza potrei vedere adesso la mia auto quanto sta ricaricando con questo sole... ...potrei mh, decidere di programmare la partenza dell'auto a un certo orario... ...quindi si carica prima, come abbiamo detto utilissimo d'inverno... ...con il cellulare e poi ci sono tutte quelle altre funzionalità che cominciano a diffondersi anche nelle auto eh, normali... ...che sono quelle di controllo del veicolo o semplicemente di eh, chiusura dei finestrini... ...di <ride> raffrescamento d'estate appena prima di entrare in auto... Quindi ormai già le app collegate ai veicoli sono già molto diffuse, quindi per le auto elettriche facilitano molto la gestione. Pensavo magari alle persone di una certa età che non hanno dimestichezza con l'utilizzo del cellulare in modo così elaborato. Beh allora, in quel caso comunque anche il display dell'automobile fornisce tutte le informazioni, nel senso che mettendo il punto di arrivo, appunto, il sistema prova a stimare quale sarà la carica residua quanta batteria verrà utilizzata e quindi tutto sommato i sistemi a bordo semplificano già molto la vita rispetto a quello magari che succedeva 4-5 anni fa. Non è che bisogna essere ingegnere adesso per usare l'auto elettrica, sicuramente ci vuole un po' di attenzione in più soprattutto all'inizio e bisogna fare un passaggio mentale, eh, soprattutto di abitudini. Bisogna chiedersi domani cosa faccio? Bisogna programmarsi. Grazie Dario per averci aiutato a capire meglio questi funzionamenti e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.